Allora, Vittorio, ci puoi spiegare come sarà il tuo concerto? Il mio concerto si chiama Il Suonatore Jones, perché prendo spunto da una frase di un disco di Fabrizio De André che si chiama Non all'amore, non al denaro, né al cielo, al quale io ho partecipato, ho suonato le chitarre per lui, che dice: e se la gente sa che sai suonare, suonare ti tocca per tutta la vita. E poi c'è una postilla, dice: e ti piace lasciarti ascoltare. E io penso che sia il mio destino suonare. Allora ho preso questa frase per portare in giro uno spettacolo relativo alle mie partecipazioni, giusto con i New Trolls, con Fabrizio De André e parte dei miei dischi che ho fatto in genovese, per esempio. E a proposito del genovese, il fatto di andare al Ceppi, io non ci sono mai stato. E sono molto contento di fare uno spettacolo del Ceppi, perché io da Genova non mi sono mai mosso. Sono dei pochi artisti che non sono andati a cercare fortuna altrove. Ho continuato a essere genovese, però non conoscevo il Ceppi, per cui adesso ci andrò e sarò molto orgoglioso di andare a fare un concerto.